Sì, parlo a nome della rete della difesa del territorio, che è una rete di comitati. Penso di poter parlare anche a nome dell'associazione dei Lampari Italiani. Voglio dire delle cose molto brevi che facciano da chiarimento. La prima cosa è che i comitati, le associazioni, purtroppo si è creato un clima tale che quasi quasi fanno sembrare che i comitati e le associazioni qui stanno svolgendo un'attività contro qualcuno, contro qualcosa. Noi non abbiamo nessun nemico, noi non abbiamo nessuna azienda nemica, non lavoriamo contro nessuno. Il nostro intento è esclusivamente quello di lavorare per un ciclo di rifiuti virtuoso con le nostre idee che dichiariamo sempre pubblicamente e con cui interloquiamo con tutte le istituzioni, lo abbiamo sempre fatto. Cerchiamo di lavorare per costruire un ciclo di rifiuti virtuoso su questo territorio e che questo sia chiaro una volta per tutte. Noi non abbiamo nemici e non abbiamo fini secondi. La seconda cosa da chiarire, e questa è una cosa pregnante di quello che sta succedendo, è che noi non siamo a favore della discarica di Bolzano e siamo a sfavore della discarica di Pordenone. Non è assolutamente così, a riprova di questo io faccio pienamente parte del comitato in difesa di Bucita e del territorio. Io ne faccio parte del comitato di perché io ritengo che quando difendo Bucita difendo Scalaceri e quando difendo Scalaceri difendo Bucita. Si fa un po' difficoltà a comprendere che non c'è un territorio prima del Trionfo, un territorio dopo il Trionfo, un territorio prima del Cino, un territorio dopo il Cino, un territorio prima del Trati, un territorio dopo il Trati. Si fa fatica a comprendere questo, i risultati di questa politica scellerata di Giardini e di Capannelli sono sotto gli occhi di tutti, sulle ferrovie, sugli ospedali, sui tribunali, sulle discariche, sono sotto gli occhi di tutti. Questi sono due punti chiave. Questo ne è anche una riprova, il fatto che il Comitato contro le discariche di Bucita, la storia del Comitato contro le discariche di Bucita, a dimostrazione del fatto che i comitati cittadini, le associazioni non sono quelli del no. La sua storia dimostra che se noi avremmo voluto, avremmo impedito il conferimento di nuovo nella discarica di Bucita. Lo avremmo fatto. Non vogliamo entrare nel merito del dialogo istituzionale, eccetera, eccetera, ma abbiamo deciso di non farlo per un senso di responsabilità. Ma questo senso di responsabilità è commisurato delle proposte chiare che noi facciamo sia per l'emergenza e sia per la gestione dei rifiuti. Per l'emergenza sono mesi che noi diciamo una cosa: esiste a Bucita un impianto di trattamento dei rifiuti che, dati ISPRA alla mano, di 65.000 tonnellate che tratta, 50.000 ne manda in discarica e 9.000 non vanno neanche all'inceneritore perché non producono CDR a norma. Significa che quell'impianto non fa nulla, è un impianto di trattamento. Non ci sono rifiuti. Esatto. Quello è un impianto che si è fatto con la manutenzione dovuta, toglie dalle nostre discariche il 40-50% dei rifiuti. Questi sono dati inconfutabili, ma come ci ho accesso io e ci hanno accesso i sindaci di questo territorio? Penso che ci hanno accesso anche gli assessori regionali, i commissari, i subcommissari. Perché non si fa niente per questo? Noi lo diciamo da 3 mesi, prima ancora che questa crisi cominciasse. Allora, vogliamo dire con chiarezza un'altra cosa. L'iter procedurale, senza entrare nel merito, della discarica di Scalaceri non è un caso isolato, è un iter procedurale classico di come si gestiscono i rifiuti in questa regione. È un iter procedurale classico e voglio portare due prove su questo fatto. La prima prova, la discarica di Melibucca. Il commissario ha rimbalzato sulla stampa per 4 giorni il fatto che la discarica di Melibucca ha subito tutti i lavori a norma fatti dall'azienda Crotoscali, Crotone, eccetera, tutto a norma, tutto, 4 giorni, sembra che l'ha fatto apposta. 4 giorni ha detto questa cosa, apre la discarica di Melibucca e il giorno dopo il nucleo ambientale operativo dei carabinieri la chiude. Ma veramente? Ci ha veramente stupito. Lì ci sono cittadini che lo dicono da mesi, questa cosa. Ci sono associazioni, tra l'altro ci sono anche comitati che fanno parte della rete di cui faccio parte, che lo dicono da mesi. Non ha stupito nessuno e questa è la prima prova, perché ci sono dei cittadini attenti. In altri tempi,
quando non c'erano dei cittadini così attenti nostro malgrado, per esempio sulla discarica pubblica di Bucita addirittura, si sono consumati, e questo è dimostrato dalle autorità giudiziarie, ripetuti disastri ambientali. La discarica di proprietà regionale, oggi a gestione Ecologia Oggi, è sotto sequestro dall'autorità giudiziaria dopo ripetute richieste fatte dai cittadini, dalle istituzioni, eccetera, eccetera, per disastro ambientale a seguito di fraudolenti abbancamenti, sovrabbancamenti e microfilature. Questa è la storia di questa regione per quanto riguarda i rifiuti. Ed è sotto gli occhi di tutti. Ripeto, fa parte delle carte, dei documenti scritti nero su bianco, non firmati dalla rete per la difesa del territorio, dalla rete ambientalistica che sta sulla luna, firmati dalla Procura della Repubblica. Per non parlare di quello che scrive la Commissione parlamentare d'inchiesta, per cui ci vorrebbe una conferenza stampa apposta. Voglio passare un'altra cosa, siccome la domanda pregnante è: e adesso dove mettiamo l'immondizia? Da questo punto di vista, io voglio dire una cosa chiara: la cosa assolutamente necessaria è evitare la guerra fra territori. Noi abbiamo preso dal documento dei sindaci a Mandato Riccio che richiede alla provincia di Cosenza un incontro, eccetera, eccetera. Noi ci vogliamo fare promotori o semplicemente coadiuvare tutte le istituzioni che vogliono farlo per un incontro di tutti i sindaci del confessore, per ottenere cose. Noi da qui a 6 mesi, attraverso la manutenzione straordinaria e attraverso un piano di raccolta differenziata, perché 6 mesi servono. Non serve, in un territorio come il nostro non servono più di 6 mesi. Dobbiamo gestire e volumetricamente, dati volumetrici alla mano, sempre dell'ISPA, si può fare, gestire questi 6 mesi con gli impianti già in esercizio, perché non vogliamo più, poi dove oggi la discarica pubblica di Bucita, chi la bonifica? La discarica di Olivellosa, chi la bonifica? Questi disastri ambientali, noi non vogliamo provocarne più, già abbiamo grossa difficoltà a bonificare questo. Bisogna gestire da qui a 6 mesi con la massima collaborazione di tutti i sindaci. Io lo dico fuori dai denti, lo voglio dire chiaramente, dei sindaci del Basso Iolo, del sindaco di Rossano, anche del sindaco di Cassano. Se si fa un piano da qui a 6 mesi, tutti quanti io credo che sono disposti a collaborare. Se invece, come attualmente, le discariche sono semplicemente il tampone con cui poi si fomenterà un'emergenza fra un anno, con cui aprire un altro, un'emergenza fra un anno per aprire un'altra, chiaramente questa cosa non sta a nessuno e tutti i sindaci si mettono in traverso. Su queste posizioni noi ci vogliamo fare promotori, e non dico promotori, ma vogliamo coadiuvare tutte le istituzioni per quel poco che conta. Da questo punto di vista sia chiaro che quello che stiamo facendo come associazione, e io ritengo anche i sindaci del territorio, è questo. Il ciclo dei rifiuti in Calabria è un mostro. È un mostro che sta divorando interi territori. Noi vogliamo togliere l'ossigeno a questo mostro. Va tolto l'ossigeno a questo mostro per creare un altro ciclo di rifiuti. Il diniego, la nostra opposizione, in tutte le forme, sempre civili e democratiche come sono state fino adesso, è inconfutabile. Alla discarica di Scalaceli, per noi è solo ed esclusivamente questo. Togliere l'ossigeno al mostro per creare un ciclo di rifiuti virtuoso.